Apriamo con una notizia di sport che però a nostro avviso è anche una notizia diciamo sociale, perché la seconda squadra di Cupello, o comunque due sono le squadre di Cupello che vanno nelle rispettive categorie superiori. Lo United, che con 3 giornate di anticipo era salito dalla seconda categoria alla prima, e di ieri la notizia che con una giornata di anticipo, no, proprio nell'ultima giornata di campionato, il Real Montalfano dalla terza categoria passa alla seconda, e quindi totalizzando i 52 punti, diciamo che raggiunge l'altra squadra del Montalfano, la GS Montalfano, che aveva tentato la scalata pure lei come lo United in prima, ma purtroppo all'ultimo minuto ieri ha subito un gol e resta in seconda, per cui l'anno prossimo ci sarà il derby tra questo signore o la squadra che rappresenta questo signore, nostro graditissimo ospite, Nicolino D'Alfonso, e il Montalfano. Nicolino D'Alfonso, quindi siete contenti di avere vinto il campionato, presumo. Siamo ultra contenti, il gruppo ieri ha dimostrato come sempre di essere pronto agli eventi, così avevamo pensato di raggiungere questo obiettivo e con il loro impegno massimo, ieri grande soddisfazione, grande entusiasmo al termine della partita. Partita anche dura se vogliamo, nel senso che abbiamo agguantato il pareggio perché Voi ieri avete giocato contro abbiamo giocato contro l'Entella. l'Entella, che L'Entella pure è messa bene in è quinta classifica, in classifica, quindi con 34 punti. lottava anche per i playoff. Ci ha messo un po' in difficoltà, ma siamo riusciti a Quindi pareggiare. giocheranno i playoff in Liscia e Il Liscia contro l'Entella, l'Entella, e il Casalanguida Casalanguida contro contro la Virtus la di Virtus. Tufillo. Per cui siete contenti, come abbiamo detto, e il campionato com'è stato? Il campionato è stato un campionato per noi eccellente, abbiamo sempre navigato tra la prima posizione e la seconda posizione, abbiamo registrato due eventi, diciamo, a nostro sfavore perché Liscia, pur essendo squadra quadrata, ha avuto due risultati utili a tavolino per intemperanza sul campo. Una volta contro i Lupi Marini, un'altra contro il Carunchio, per cui hanno avuto assegnati 6 punti, diciamo, non giocando tutta la partita. Mentre noi abbiamo giocato tutte le partite e Il diciamo che Liscia abbiamo avuto il miglior comunque sta risultato. dietro di voi di un punto a Di solo di un 51. punto, ecco. Ecco, perfetto. E io ho detto prima che l'anno prossimo quindi si profila il derby, perché i vostri cugini del Montalfano, l'altra squadra del Montalfano presieduta da Alessandro Ottaviano, di cui è patron Sant'Edalberto, che abbiamo intervistato la settimana scorsa, resta in seconda categoria. Ma farete il derby o la fusione? No, per noi non esiste la fusione. Per noi esiste, e lo ripeto un'altra volta, esiste un'altra squadra che dà la possibilità di praticare calcio ad altre 22-25 persone. Per cui è un fatto positivo. Che a Montalfano, ricordiamo i dati anagrafici, questa è una contrada di Cupello abitata da, Abbiamo 700-750 persone, però che sono sparse, la contrada è diciamo. vasta. La contrada è molto vasta, 700 persone, che ha prodotto due squadre, all'inizio tutte e due in terza, e poi ci sono state queste promozioni. Quindi l'identità collettiva della frazione si ritrova un po' No, sul certamente calcio, diciamo, si la ritrova sul domenica. calcio perché altri sport non siamo attrezzati per far praticare altri sport. Ripeto, ad esempio, il GS Montalfano, questa sigla sta per gruppo sportivo
L'intento era di far praticare più sport, non solo a livello maschile ma anche a livello femminile. Non si è riusciti a far praticare altri sport se non quello del calcio. Perché quindi lei ricorda il GS Montalfano perché all'inizio era tra i fondatori con D'Alberto Travaglini ed altri e pensavate più allo sport complessivamente inteso che al calcio. Alla fine avete dovuto ripiegare sul calcio. Certamente. Beh, però vi è andata bene, vi sta andando bene, diciamo. Diciamo che ci sono delle grosse soddisfazioni. E qualche rammarico c'è perché alcuni ragazzi del posto invece hanno abbandonato. E io immagino che l'amore, la passione per lo sport... torneranno perché in seconda categoria, diciamo, dovrebbero Speriamo di sì. Che noi non conseguiamo solo l'obiettivo. Senta, ma facciamo un ragionamento anche di carattere calcistico e non solo sociale... L'anno prossimo, squadra che vince non si cambia, avrete gli stessi calciatori, lo stesso mister o cosa? Mister sicuramente sarà riconfermato. Che è, diciamo, il nome? Marra Massimiliano, che viene da San Salvo. La squadra, in grosso modo, c'è, avremo bisogno di qualche innesto, ma in particolar modo noi cercheremo di... Ma chi vuole praticare il calcio può venire da noi. 16 gare. Ne abbiamo vinto 16 gare, sì. Avete fatto 63 gol, quindi davanti, tantissimi. Nel senso, le punte, i centravanti ce le avete, non li... Tantissimi gol. Quindi non cambierete, diciamo, gli elementi che stanno avanti. Diciamo che dobbiamo solo migliorare. Dovete solo migliorare. Ne avete subiti 23, quindi anche dietro state messi bene. In difesa. Peniamo un po'. Penate un po', sì, perché... Peniamo un po'. Avete perso, però, leggo che avete... Quante gare avete perso? Due partite perse. Sconfitte, quindi, con due sole sconfitte, diciamo, e quattro pareggi, e quattro pareggi, e 16 gare vinte, state messi bene anche in difesa. Va bene. Complimenti, ricordiamo, socialmente è un grande evento questo perché Cupello, per quanto piccola, certo, ha due squadre che vanno se in mi permetti io volevo promozione. Sì. Ringraziare principalmente tutti i ragazzi tesserati, quindi i calciatori che sono stati con noi quest'anno, l'allenatore Marra Massimiliano, un tecnico massaggiatore che poi è anche preparatore atletico e quanti ci hanno sostenuto in quest'anno, diciamo, buonissimo per la nostra contrada. Va bene, grazie a Nicolino D'Alfonso, complimenti ancora al Real Montalfano per questo successo e cambiamo decisamente argomento.